Buonasera, ma credo che il mio ospite abbia detto tutto, per cui inizio con grande velocità. L'azienda che è stata invitata ha il nome di Value Services, è un nome vecchio, antico, perché era della Olivetti fino a pochi anni fa. Probabilmente è una delle prime società costituite in Italia quando la finanza agevolata nasceva balbettando e orientata, diciamo, ad essere gestita dal Ministero della Ricerca Scientifica, oggi il MUR, e dal Ministero dell'Industria, oggi il Ministero dello Sviluppo Economico. Oggi i soldi sono un po' dovunque e li abbiamo espressi in alcuni seminari precedenti. Quindi in Europa è partito il nuovo Horizon Europe con decine e decine di miliardi di euro. La finanza nazionale sta ripartendo ed è in mano al 90% a Invitalia, uno dei bracci armati del Ministero dello Sviluppo Economico. Le regioni sono un po' ferme perché aspettano proprio una ripartenza europea e i prossimi 7 anni saranno padroni di tantissimo denaro. La parola startup system è l'argomento di oggi. Lasciatemi completare gli altri due. L'internazionalizzazione in mano a Simest ha già speso oltre 2 miliardi di euro per favorire le aziende che esportano e le agevolazioni fiscali sono un pochino i figli di Calenda, del ministro Calenda e che abbiamo già presentato sotto varie forme. Gestiamo circa 500 clienti, abbiamo 4 sedi, ma insomma non è di vari sedi che dobbiamo parlare. Sfogliamola velocemente, nel senso che l'unico messaggio che vorrei dare ai nostri amici e ai nostri ospiti è la finanza agevolata, interpretatela come un qualcosa che si integra in un bel puzzle fatto di piani, di programmi, di finanza ordinaria, di messa sul mercato delle aziende che crescono. Non vedetela come un semplice episodio da cogliere, anche se i prodotti che vi diciamo oggi sono invece portati a giovani o a persone che vogliono cogliere i soldi che Invitalia vi darà. Che altro c'è da dire su? Siamo specializzati nella ricerca e innovazione, ecco, vi può fare piacere che abbiamo portato avanti progetti nel mondo della sanità, nel mondo dello studio di nuove markets tumorali, nel mondo della produzione, un tema molto europeo di autobus all'idrogeno, ovviamente compresi i piani di sviluppo aziendale. Ricordatevi che una delle cose che il governo sta facendo e gestendo molto bene, anche se in verità è partita l'anno scorso, quindi non voglio parlare male del precedente governo, è dare molto denaro alle aziende che esportano. Voi dovete immaginate tutti come il tessuto italiano sia un tessuto di PMI, a differenza di un tessuto francese o quello tedesco, e di conseguenza la PMI è un po' asfittica, a volte sottodimensionata, con la pandemia ha venduto poco come prodotti interni, quindi il suo futuro non può che essere nell'esportazione. E l'internazionalizzazione che si aprirà il 3 giugno testimonierà quante migliaia di aziende chiederanno di essere finanziate per esportare dovunque, anche nell'interno della comunità. Sì, mi vanto un pochino, ma poi la finisco. Abbiamo presentato 4 miliardi di progetti, 4 miliardi di euro in questi anni su 3.500 progetti. Abbiamo un success fee, forse il 90% è un po' troppo, direi che probabilmente non superiamo l'80-85%. Ma la cosa importante è che rappresentiamo agli occhi del Ministero dello Sviluppo Economico un punto di riferimento incredibile perché abbiamo raggiunto quasi il 10% di tutte le domande nazionali nelle tematiche di ricerca e sviluppo. Ok, e abbiamo curato i giovani nelle varie fasi e possiamo cominciare già a introdurre l'argomento delle start-up innovative. Allora, chiariamo un linguaggio. Da questo momento in poi non è che io anziano non possa accedere a questo strumento, startup, anche un vecchio Matusalemme lo potrebbe fare. Il prodotto che vi presenterà il mio collega che gestisce la sede di Milano si rivolge a soggetti che hanno in sé un know-how innovativo.
perché la startup è nata come spin-off universitario. Quindi la nascita storica della startup è una società che usciva dalle università o usciva dagli incubatori universitari e di conseguenza non era legata all'età dei proponenti. Quindi Enrico De Fino metterà in evidenza come funziona. Noi abbiamo uno share, credo che superi il 75% in Invitalia, e non abbiamo trovato ostacoli a farcela provare, che molte volte quando nascono insieme all'università un ricercatore, che è una persona squisitamente intelligente, innovativa e creativa, stenta a diventare un imprenditore, che non è la stessa cosa. Enrique, a te. Grazie ingegnere, buonasera a tutti. Esatto, diciamo, volevamo in questa sede volevamo presentarvi uno degli strumenti che probabilmente è più interessante per quanto riguarda a livello nazionale, ovviamente per quanto riguarda i soggetti beneficiari costituiti come startup innovative. Quindi, innanzitutto, chi sono? A chi è rivolto lo Smart Start? Molto brevemente, poi sicuramente ci sarà modo per approfondire con domande, quindi non esitate assolutamente a scriverci, avrete poi tutti i nostri recapiti. Comunque, sicuramente è uno strumento dedicato sia ad imprese già costituite e quindi startup innovative, sia a persone fisiche. Questo che vuol dire? La normativa stabilisce che è possibile presentare se si hanno due tre o comunque anche solo una sola persona fisica ha un'idea innovativa che crede sicuramente di forte valore con un altro contenuto tecnologico nel settore di riferimento, è possibile presentare la domanda anche se non si è costituita l'azienda, purché ci si impegni a costituire appunto e registrare la società entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione. Quindi questo è un primo dato che volevo darvi. Sicuramente, anche qui come vedete sono ammesse le imprese estere e vale lo stesso discorso che per le persone fisiche, purché si impegnino ad aprire una sede operativa e quindi a sviluppare il progetto, il piano di impresa del Smart Start in una delle regioni italiane, quindi nel contesto nazionale. Sicuramente, è importante menzionare e darvi un paio di spunti per quanto riguarda cosa si intende. Come lo Smart Start, cosa intende per innovazione? L'innovazione e quindi i progetti che devono essere presentati attraverso un bando a sportello, quindi secondo aspetto non è un bando che è una deadline, anzi è stato lo Smart Start, è uno strumento che è stato oggetto di un refill da parte del governo, quindi con un ulteriore injection di capitale, di fondi molto importante l'anno scorso. Sicuramente i tre filoni principali dell'innovazione devono essere questi: o un'innovazione di processo, prodotto e o servizio, e quindi un significativo contenuto tecnologico innovativo, altrimenti potrebbe essere sicuramente un altro progetto di innovazione incanalato all'interno dell'ambito dell'economia digitale. Questo che vuol dire tutte quelle tematiche connesse all'artificial intelligence, sicuramente alla blockchain. E comunque che non si limitino, lasciatemi dire, a una, seppur non banale, comunque uno sviluppo di una piattaforma. Una piattaforma dovrà essere sicuramente, dovrà avere delle caratteristiche che rispondano sicuramente a una di queste feature che vedete qui nella slide. Un terzo filone, ed è quello un po', lasciatemi dire, meno comune, ma sicuramente molto importante, è lo sfruttamento dello sfruttamento economico di prodotti o comunque di risultati provenienti dalla ricerca pubblica. Quindi questi sono i tre filoni in cui Smart Start, il canale in un certo senso, istruisce i progetti in ambito innovativo dello Smart Start. Quali sono? Parliamo un pochino di importi. Sicuramente, come vedete, si parla di importi anche importanti in un certo senso perché possono arrivare fino a budget, i progetti possono avere un importo fino a un massimo di 1,5 milioni di euro, di cui abbiamo un 80% che è un finanziamento, è rappresentato da un finanziamento agevolato e un 30% di questo finanziamento
può essere oggetto di fondo perduto solo nel caso in cui il piano di impresa viene sviluppato e portato avanti in una delle regioni individuate dal MISE Target, quindi parlo del sud Italia, come ad esempio Campania, Puglia, Sicilia, piuttosto che anche Abruzzo e Molise. La durata di questi progetti sicuramente non può andare oltre i 24 mesi e sicuramente è possibile per le aziende partire al giorno 1 con gli investimenti, intendo, al giorno 1 successivo all'invio della domanda, quindi alla submission. Come vi dicevo, è un bando a sportello, quindi non c'è assolutamente, in un certo senso, bisogno di correre lato aziende, però ecco, sicuramente è bene rispettare sicuramente la strategia operativa interna aziendale. Questo per quanto riguarda invece le agevolazioni, come vi dicevo, parliamo di un 80, un 90%, in quale caso? Cioè, è possibile accedere a una maggiorazione dell'agevolazione erogata da Invitalia in caso in cui nella compagine sociale siano presenti, la compagine sociale, scusate, sia strutturata come un'impresa giovanile e o femminile, oppure ci sia un PhD all'interno della cap table. Come vi dicevo, il fondo perduto può essere un 30% dell'80%, e quindi ecco perché vedete il 24% del totale del budget. Questo che vuol dire sarà un 56% di agevolato e un 24% di fondo perduto. Si tratta sicuramente di un'agevolazione molto, in un certo senso, interessante. Per quale motivo? Come vedete qui, la possibilità di restituire il finanziamento sicuramente gode di una timeline abbastanza larga nel medio e lungo termine. Parliamo qui di fino a un massimo di 10 anni e non è poco. E lasciatemi dire, anche i 12 mesi di preammortamento sono veramente un valore aggiunto che è un'introduzione della nuova normativa dell'anno scorso. Che vuol dire? Il momento che l'azienda vince il bando, avvia il progetto e ottiene l'ultima erogazione, quindi un saldo finale a successiva ai 24 mesi, ci sono 12 mesi di preammortamento. Questo vuol dire che da anno 4, a partire dal quarto anno dell'invio della domanda, si inizierà a restituire il finanziamento, e questo sicuramente è un'agevolazione non da poco. Parliamo sicuramente di un finanziamento a tasso zero, dove non c'è alcun bisogno assolutamente di garanzie. È una garanzia dello Stato, e sicuramente la modalità di rendicontazione, adesso senza entrare troppo nel tecnicismi, è una modalità di rendicontazione standard, quindi a SAL, però con la possibilità di accedere questo è un aspetto molto importante, la possibilità di accedere a un anticipo pari al 40% del budget, senza bisogno di rendicontare. Questo è un altro elemento molto importante. Grazie. Pronto? Ti ringrazio Enrique. Diciamo, ne stiamo presentando tante. Credo che lo stesso Enrique abbia la supervisione di una decina di queste smart start. Se andate a leggere, sono innovazioni che superano in qualche modo quei settori molto specifici e molto narrow, diciamo, molto stretti, come il blockchain, che certamente non è il settore premiante. Abbiamo presentato molte domande nel settore sanitario, molte domande nel settore delle nuove application, nuove applicazioni anche sul mobile. Io stesso ne seguì due o tre in alcune serre idroponiche piccole. Insomma, diciamo che è un tema molto aperto. Il segreto del successo è l'innovazione, cioè è uno dei temi che viene seguita da Invitalia con una valutazione dell'innovazione e del know-how che i soggetti proponenti hanno. Improvvisamente qui cambiamo pelle, è esattamente come se dovessimo sostituirci e togliere tutti i vincoli che lo Smart Start ha. E in questo momento lo Stato, Invitalia, dice ai giovani, stavo facendo un discorso da sacerdote, venite a me. Cioè venite con delle idee, venite con qualunque idea voi abbiate,
Vi chiediamo solamente di presentarci un programma di spesa. Quindi voi immaginate che improvvisamente, dopo anni di latenza, di latitanza, di giovani che non hanno trovato lavoro, di giovani che sono andati avanti, di giovani che si sono adattati con lauree meravigliose, anche magistrali, senza entrare in dettagli, immaginate che oggi il mondo si sta aprendo. Con le difficoltà che viviamo in Italia, quindi è inutile nascondercelo, nessuno mi convince che tutto andrà bene. Però mi sono convinto e sono pronto anche a investire, a cercare di creare un incubatore di questo prodotto, perché se voi andate a leggere, cosa che vi sconsiglio caldamente, il PNRR, quello che è a Bruxelles, vi accorgete che delle 6 mission legate alla finanza agevolata, tutti gli altri sono i grandi investimenti che quotidianamente potete sentire. La mission 5 è la coesione e l'inclusione. Quindi l'Europa ha stanziato neanche tantissimo, 400 milioni di euro a favore dei giovani. Tant'è vero che ha citato espressamente NITO e Smart Start. Quindi questo vi dà l'idea come l'imprenditoria femminile e l'imprenditoria giovanile maschile non verranno abbandonati. È una rivoluzione, una piccola rivoluzione copernicana, quindi cavalchiamola insieme. Chi sono i candidati? Io ci vedo molto proprio perché vengo dalle industrie e ho vissuto 50 anni fra l'IBM e l'Olivetti come direttore generale di alcune aziende. Diciamo, ci vedo molto anche i figli degli imprenditori. Ci vedo molto questi giovani che il padre vorrebbe, a spese di altri, stavo per dire, far diventare un imprenditore lui stesso. Quindi io ci vedo questi giovani che possono crescere al di fuori del contesto aziendale. Ci vedo questi giovani che non vogliono uscire, andare all'estero per motivi personali, per motivi familiari, per motivi che non conoscono bene le lingue. Ci vedo un tessuto giovanile, un tessuto femminile così trascurato. E soprattutto ci vedo il fatto che NITO non chiede nulla. Stiamo seguendo i primi 2, 3, 4 domande, anche perché è venuto da poco e sta anche per essere modificato, cambiando anche il nome. Per cui stiamo seguendo un gruppo di ragazzi che vuole mettere in evidenza i beni di una regione, beni culturali, beni culinari, il vino. Un tracciato turistico e vuole metterlo ovviamente sul web, come potete immaginare, o vuole vendere poi online. Stiamo seguendo una rete di macellerie particolarmente portate su come presentare questi prodotti. Quindi le cose più immaginate, più lontane dal nostro mondo che era fatto di industrie nei trasporti, il nuovo treno ad alta velocità un'azienda che produce treni, chiaramente, il nuovo pneumatico che parla con l'utente che guida la macchina e che insegna a lui come muoversi nel futuro. Quindi in questo caso si parla o di imprese già vecchiotte, ma giovani nei loro proprietari, o persone fisiche, quindi smart start docet, o donne di qualunque età. Come vedete, tra l'iniziativa ammissibile rientrano le produzioni di beni nell'industria, nell'artigianato, la trasformazione di prodotti agricoli, fornitura di servizi alle imprese e alle persone. Alcuni stavano parlando un modo moderno di assistere i disabili o i post-ospedalizzati. Vi ricordate la famosa cartella clinica e seguire uscendo dall'ospedale? Addirittura il commercio. Oggi ci hanno chiesto se un particolare tipo di prodotto può essere venduto nel Medio Oriente, poi si sono un po' fermati per il problema di Israele con la Palestina, ma comunque era un commercio di beni e servizi. E il turismo. Non dimentichiamoci che una delle industrie più penalizzate è stata il turismo e le nuove frontiere del turismo sono ben viste sotto la parola NITO, nuova impresa a tasso zero. Per non farvi perdere tempo, questa presentazione è a vostra disposizione, tutto è permesso. Le opere murarie, i macchinari, i programmi informatici e quindi in licenza o in acquisto, le consulenze specialistiche vengono ben viste purché ben presentate nei termini, nei modi e nella fatturazione,
gli oneri connessi addirittura alla stipula dei contratti e non ultimo il capitale circolante, cioè le spese correnti. E l'acquisto dell'immobile, però in questo caso, come vedete, sono i limiti dei 36 mesi. Tenete presente che possono arrivare a 1,5 milioni, se non addirittura a 3 milioni, se non sbaglio, per imprese un pochino più vecchiotte. Ok. Cosa finanzia? Finanzia il 90% delle spese che con il nostro aiuto, ma con la bravura di chi aiuta questi giovani, vengono presentate. Quindi le imprese costituite più giovani o non ancora costituite avranno un 20% a fondo perduto e un 70% a tasso zero con i criteri più o meno che avete visto nelle smart start. Le imprese più vecchie hanno un minor contributo del 15%, ma di conseguenza, arrivando all'80%, hanno un maggior intervento di finanziamento agevolato. Ricordatevi anche, e qui lo Stato non poteva che fare in questo modo, che non viene chiesta nessuna garanzia da Invitalia fino a 250.000 euro di finanziamento nelle due forme. E di conseguenza lo Stato rischia, cioè così come appare un'azienda, un nido può sparire in poco tempo e quindi lo Stato mette il suo CIP di 250.000 euro sul piatto. Se invece si vuole andare oltre, perché i progetti possono essere molto più ampi, vengono richieste garanzie che se possibile si avvarranno di ipoteche sui beni materiali, sugli immobili, a meno che non vengano chieste altre garanzie che non sono state ancora ben proprio definite. Teniamo presente che sopra i 250.000 euro lo Stato in parte si vuole cautelare. Come funziona? Hanno modificato l'altro ieri il funzionamento. Forse semplificandolo, normalmente Invitalia non semplifica mai niente, però facciamo finta che semplifichi. La fase 1 è la presentazione del piano di impresa. Quindi facendo finta che sia un giovane 35enne, mi dovrei mettere con un paio di colleghe donne e studiare insieme di quanti soldi abbiamo bisogno per portare in porto e rendere operativo il nostro progetto. Lo si presenta, dicono entro un paio di mesi si viene chiamati, in un colloquio non tecnico, ma dall'altra parte ci sono laureati in economia e commercio, esperti in business plan, si fa un colloquio per approfondire la credibilità di questa Format 1. Superato il Format 1, mi si dice nell'ambiente che di fatto la domanda si può considerare in dirittura d'arrivo, insomma, vede il finish di una corsa. Di conseguenza, il format 2 non è che altro una migliore risposta al colloquio e un approfondimento tecnico, economico e finanziario che si trasforma nel famoso business plan secondo le regole di Invitalia. Nel secondo colloquio si conferma il business plan e la sua sostenibilità. La pratica viene approvata e si comincia a erogare. Quindi, come vedete, tutto sulla carta sembra semplice. Allora, noi volevamo dirvi, e ve lo trasmettiamo, quali sono a nostro parere i criteri di valutazione. Non possiamo che ipotizzarli sulla scorta delle esperienze che abbiamo con Invitalia e con i grandi progetti che si chiamano contratti di sviluppo, accordi di programma e così via. Quindi, prima di tutti, la certezza che Invitalia veda nei proprietari, nei partecipanti, buone competenze tecniche ed organizzative. Quando si parlerà di piattaforme gestionali, non si entrerà se è stato programmato in Java o se la piattaforma si integra con Amazon, però in ogni caso una descrizione e una capacità di far capire che la si sa gestire verrà data. Ovviamente coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi e con il mercato di riferimento. Ecco, una cosa che consiglierei ai miei amici giovani, studiate il mercato. So benissimo che è uno degli aspetti più difficili, perché soprattutto nel mondo dell'e-commerce il mercato di riferimento è facile, ma non è facile capire chi sono i players o chi sono i concorrenti.
E l'ultimo è il famoso discorso del business plan. Ho messo in rosso questo perché ogni volta che abbiamo avuto dei piccoli problemi è stato perché il business plan non era perfetto. Di conseguenza, particolare cura intenderò far mettere ai miei colleghi e ai miei amici di Value Service quando dovessimo prendere per mano questi giovani e se non siamo convinti noi stessi, noi gli presentiamo la domanda. Ovviamente è una domanda che costa pochissimo, non è che pensiamo di guadagnarci da questi interventi. Vogliamo solo assistere i giovani a restare nel nostro paese. Credo che abbia quasi terminato. Ah sì, ho fatto un esempio, ma solo credo che l'abbia preso da una smart start, in effetti, però la fortuna era avere due giovani e una donna. Era un progetto di una nuova caffetteria a Bologna, specializzata in caffè tracciati e sostenibili. Chi è cultore del caffè sa quanto questo è importante per chi non prende le cialde. O non fa la moka, cioè il caffè da dove viene, dall'altezza in cui proviene, da come viene colto, da come viene trattato. Ci sono addirittura dei caffè specializzati anche a Roma e vi invito anche ad andarci perché effettivamente diventa un piacere per l'amante del caffè con la C maiuscola. Loro dovevano spendere 150.000 euro in opere murarie, 40.000 euro in macchinari credibilissimi, avevano dei programmi informatici perché volevano fare anche delle vendite online. E non siamo riusciti a farci dire da loro con precisione, ma lo faremo. E ho scritto to be defined, insomma, non volevo mettere un numero. Capitale circolante che sono le spese di 2 anni, anche dell'acquisto del caffè, tanto per dire. Capitale circolante è tutto, è come una massaia che dice quanto spende al mese per mandare avanti la casa. Il totale era 220.000 euro. Invitali interverrà con 45.000 euro a fondo perduto e con 150.000 euro a finanziamento a tasso zero. Che volete che vi dica? Io non ho figli giovani, come potete immaginare, ma un'esperienza di questo tipo gliela vorrei far provare. È un ritorno al passato, non è che questo prodotto non c'era, come c'era l'aiuto all'internazionalizzazione, con un piccolo ma. Si prestavano soldi e non si davano fondi perduti. In questo momento è un ritorno al passato in chiave moderna. Non è richiesta innovazione, c'è il fondo perduto, si paga il circolante, non si chiedono garanzie fino al famoso mio mezzo miliardo di lire, come avrei detto anni fa, e la chiave del successo, scusate se lo sottolineo, è un business plan credibile secondo una normativa in Italia. I business plan li possiamo fare in tutti i modi possibili. Io ho il mio in azienda, in Olivetti ce n'era uno, in IBM un altro. In questo caso è Invitalia che impone le regole del business plan. Ho finito. Mario, ti ringrazio. Adesso non vedo domande. Ecco. Posso farne una io al volo invece? Ma è tutto stato illustrato con un'estrema chiarezza e semplicità, ma poi quanto è complesso invece preparare la documentazione per presentare queste richieste per candidarsi? I tempi, Facciamo ti una cosa, chiedo, e scusami. anche avvalendosi chiaramente Value Services, quanto ci vuole per presentare, quanto è Sì. difficile presentare una domanda di questo tipo? Rispondo anche a nome di Enrico, poi Enrico mi correggerà perché Smart Start è un po' più complicato. Nel mio caso potrei prendere l'impegno di presentare la domanda se ho tutte le carte in regola in 5 giorni da quando ho fatto il primo incontro e i tre imprenditori, scusa, dico tre, penso sempre a due donne e un ragazzo, hanno le idee chiare. Nel caso di Smart Start probabilmente una volta ricevuto tutta la documentazione, Enrico potrebbe rispondere 10 giorni lavorativi, ma lascio a lui la parola. Ecco, nel mio caso è la metà di uno smart start, sicuramente. Sì, Ah, scusa, confermo. perdonami Alfonso, sto Sì. commettendo un errore. È ancora meno perché hanno diviso il problema in due. Cioè, prima c'era una sola fase, adesso col fatto che hanno fatto in due fasi, io posso presentare in Italia il piano d'impresa, che è ancora meno.
che non c'è il business plan, c'è un abbozzo, è come un albero di Natale che ha solo le palline ma non ancora le luci. Ecco, fatemi fare un paragone cretino. Quindi è ancora Quindi, più veloce, perché poi è quella la sì. complessità, deve essere credibile ma Sì, essenziale. assolutamente. Grazie. Enrique, stavi dicendo? No, assolutamente esatto, era proprio questo quello che volevo sottolineare, che essendoci doppio step adesso, step 1 e step 2 su Nito, dà sicuramente modo anche alle aziende, non solo lato nostro, ma soprattutto alle aziende, ai ragazzi e ai giovani di non impegnarsi pure in effort, in scrittura di progetto, business plan, subito, si aspetta, si va per fasi ed è sicuramente più facile da gestire, ecco. Per quanto riguarda Smart Start, sì, è leggermente più o meno il doppio, poi a seconda ovviamente del materiale a disposizione dell'azienda o della startup, appunto. Quindi più materiale c'è a disposizione, già è stato fatto, e banalmente più si va rapidi. Tutto qua. Perfetto, stavo per fare una domanda, ma vedo che non sono il solo a volerla fare, anche Emiliano D'Agostino ha posto la domanda che stavo per fare, ovvero, e i tempi di istruttoria e di risposta da parte di Invitalia per i due procedimenti? Dunque, su Smart Start ti do la parola a Enrica perché abbiamo addirittura anche delle statistiche, quindi lì possiamo essere precisi. Nel caso di Nito è nuovo, che si è aperto ieri, la mia personale opinione, ma la butto lì Alfonso solo perché non ho esperienza, direi che un decreto d'approvazione potrebbe arrivare entro 4-5 mesi dalla presentazione della domanda, ma potrei non essere troppo pessimista, ecco, troppo ottimista. Se aspettate 2 o 3 mesi e dovessimo rincontrarci, potremmo cominciare a creare delle piccole statistiche. Nello Smart Certo. Start invece possiamo prendere riferimento, Enrico, può essere molto più preciso. Sì, sullo Grazie. Smart Start vi do proprio una timeline, ne abbiamo presentati molti proprio dalla nuova normativa. I più recenti che sono stati approvati, sono già partiti appunto con comunicazioni di ammissione e firma dell'agreement, perché poi anche quello è un ottimo step. Abbiamo presentato gli ultimi verso fine novembre e a inizio marzo abbiamo avuto la missione a seguito dell'istruttore in cui si richiedono integrazioni. Ad aprile avevamo già firmato l'agreement, stiamo partendo, quindi parliamo di dicembre, gennaio, febbraio, ma 4 mesi, ma di cui ci sono le vacanze di mezzo e c'è stato anche, non vi nascondo, il cambio di governo che ha un po' impattato su Sì. proprio di adesso, stanno andando molto più rapidi, quindi anche lì parliamo circa 4 mesi proprio all'avvio, alla firma dell'agreement. E quindi significa anche all'erogazione? Alla richiesta di anticipo, esattamente, specialmente per Smart Start, quella famosa richiesta di cui vi parlavo, il 40% del budget che non va rendicontato, può essere richiesta contestualmente a seguito della firma con Invitalia. Ma vabbè, quindi significa che veramente in 5 mesi si apre il cantiere. Sì, assolutamente. Perfetto, vi ringrazio tantissimo. Non vedo altre domande. Chiaramente i vostri riferimenti sono sia collegati a questo webinar, quindi chiunque rivedrà questo webinar ritroverà i vostri riferimenti. È passata prima una slide, quindi invito anche chi rivedrà il video in asincrono a ritrovarli. Li trovate chiaramente in tutte le notizie su Geosmart Magazine che promuovono i webinar di Value Services, tutti i collegamenti necessari e sulla piattaforma chiaramente delle Accademie Digitali di Geosmart Campus. A questo punto vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo webinar.